gusto, il gusto di guidare soprattutto. Ecco, il problema non è correre, curvare, arrivare. Il problema è risalire. È quando scendi fino a toccare il fondo e devi trovare la forza per risollevarti. E adesso che sono arrivato fin qui grazie ai miei sogni, che cosa me ne faccio della realtà? Più sei sceso in basso e più costa fatica a risalire, perché la moto è diventata più pesante, il tempo è trascorso e tu non sei più quello di prima, quando la gara era appena cominciata. Della verità. Adesso che ho capito. Pochi sono capaci di ripartire. A volte una sconfitta è l'inizio della fine. Il cannibale Eddie Merckx, per dire, dopo aver vinto tutto, andò in crisi al Tour de France del 1975. Uno spettatore lo colpì facendogli perdere l'equilibrio fisico e mentale. Nella tappa successiva fu staccato e perse per sempre la maglia gialla. Arrivò ultimo a un mondiale e si ritirò. La cosa più difficile non è vincere, ma tornare a vincere. Questa non è la storia di Valentino Rossi, ma dei 4 anni in cui ha imparato a perdere, ma non ad arrendersi. Comincia a Sepang nel 2011, quando muore Marco Simoncelli, finisce a Sepang nel 2015, quando Valentino prova a rivincere anche per lui. Che cosa lo spinge? Boh, non saprei, difficile da dire, però per prima cosa una gran voglia di tornare davanti dopo un po' di anni difficili, abbastanza frustranti. A me è accaduto di dedicare a Valentino un mio libro che si intitola Questa storia. È un italiano, diciamo, atipico per il suo modo di comunicare, di essere rimasto se stesso in tutti questi anni, nonostante il successo. Siamo diventati amici perché ovviamente l'ho preso un po' per la gola. Vederlo andare sembra un angelo, no? Gli ho fatto 2 o 3 ritrattini, lui li ha guardati e mi ha detto: però sei bravo a disegnare. Saper scegliere i tempi di un sorpasso, di una staccata, ecco lì Valentino secondo me è proprio un computer. Sì, sì. Il picco è sempre emozionante. Sia il picco su che il picco giù. Vedi? Il punto più basso della carriera e forse della vita di Valentino Rossi è all'uscita di una curva sul circuito di Sepang, in Malesia, nel pomeriggio ora locale del 23 ottobre 2011. È il secondo giro, ma per Marco Simoncelli è l'ultimo. Attende a terra il colpo di grazia. La moto di Valentino è accanto a quella di Colin Edwards, che gli passa sopra. Poi restano soltanto ricordi.
era un mio tifosissimo da quando era piccolino, no? E quindi era cresciuto sperando di diventare come me. E tutte le volte che eravamo insieme, vabbè, soprattutto le prime volte, perché poi dopo è normale che siamo diventati amici più nel senso più normale del termine, ecco. E però si sentiva questa cosa, che in quel momento lui era proprio felice di stare lì con me, perché mi aveva seguito, mi aveva visto vincere tante gare e diciamo, voleva diventare come me, ecco. Poi però noi siamo diventati molto amici, diciamo più amici dal 2007-2008, quando ha cominciato anche ad allenarci con me in palestra, quindi me lo sono goduto, sono stato fortunato perché ci vedevamo quasi tutti i giorni, ecco. Valentino ha perso un amico e ha perso Terreno. Ha cambiato ancora scuderia per rilanciarsi. Ma se la Yamaha era definita un cancello, la Ducati è un cancello chiuso, sprangato. Non si va da nessuna parte. E adesso che non ho più il mio motorino. Cerco di fare il professionista, di fare il massimo. Oggi sinceramente, quando mi ha buttato fuori Barberà ed ero ultimo delle MotoGP, ho pensato anche a tornare in box, però vabbè, ho detto dai, ci provo, così almeno cerco di dare ai tecnici e alla mia squadra un po' di indicazioni per fare meglio la moto. Poi vedo se sono pronto fisicamente, perché mi sono fatto il culo della Madonna. Lo hanno abbandonato i santi protettori, anche la sua popolarità è stata intaccata. Colpa delle accuse di evasione fiscale per i 5 anni dal 2001 al 2006, in cui aveva residenza all'estero. Una sera dal TG3. Valentino Rossi dovrà regolare con il fisco conti per decine di milioni di euro. Al popolare pilota viene attribuita una mega evasione. Il fisco gli chiede 112 milioni di euro. Non si trova tra i grattacieli della City, ma nel cuore della capitale inglese. La finanziaria creata per curare gli interessi di Valentino Rossi nel marzo del 2000, anno in cui il campione ha trasferito in Gran Bretagna la sua residenza. Poi l'ha riportata in Italia. E ha restituito al fisco 35 milioni. Sono stato crocefisso e condannato ancora prima delle necessarie verifiche, come spesso accade. Ma non tutti lo hanno perdonato. Beppe Grillo, ad esempio, ancora gli chiede spiegazioni. Valentino, come fa la tua moto? Brum, brum. Più dopo Gino, che cosa me ne frega della Svizzera. Intanto il tempo passa, Valentino invecchia e arrivano i giovani. Ne sboccia uno all'anno: Lorenzo, Stoner, Marquez. La storia sta prendendo una brutta piega. La moto è messa in questo modo qui e qua diciamo che c'è il motociclista. Allora, in generale, diciamo, l'equilibrio delle forze è il seguente. Qui abbiamo la forza peso e la forza peso contrasta, e poi c'è la forza centrifuga in questo modo, e infine la reazione del punto in cui la moto tocca per terra. Queste forze devono stare costantemente in equilibrio. Questa forza, che è la forza centrifuga, l'accelerazione centrifuga è V quadro su R, questa è un'accelerazione G di gravità, è conveniente per il motociclista spostare il baricentro verso il basso, in questo modo qua, e infatti quello che fanno i motociclisti è mettere una gamba così e loro in curva spostano il peso molto più all'interno. È chiaro che in questo modo si può vedere che questo equilibrio ora è messo per così e quindi si può sostenere una forza centrifuga molto maggiore. Più si scende in piega, più si rischia di cadere e più costa fatica tornare su. Può venire la tentazione di lasciarsi andare, quella di mollare tutto.
sinceramente non ho mai pensato di smettere e ho avuto la fortuna di ritrovare la porta aperta in Yamaha e che dopo tanti anni e dopo questo tradimento ha deciso di ridarmi la moto e quindi questo mi ha fatto passare in un momento tutte le delusioni che del 2011, del 2012 dove purtroppo non sono riuscito a vincere. Quando ho giocato in Serie B con la Juve ho sempre coltivato la speranza di ritornare a giocare in Champions e magari anche di vincerla. Prima di tutto perché sapevo di giocare in un grandissimo club e secondariamente perché avevo fiducia anche nei miei mezzi. Valentino continua perché se chiudesse sul picco giù, nonostante abbia vinto 9 mondiali, sarebbe un triste finale. Si porterebbe via soltanto trofei da lucidare e si siederebbe al bar a raccontare di quando stava lassù. Dal 1996 al 2010 Valentino era stato il re dei circuiti. Dopo l'anno dell'esordio non era mai sceso dal podio finale. Gli riusciva tutto facile. Attaccava anche quando era in testa, per il gusto di strafare. E gli andava bene. Era felice e vincente, un Peter Pan che non ha paura di volare ai 300 all'ora. Batteva tutto e tutti, anche il proprio fisico, non creato per la moto. È un po' lo stesso concetto di un fantino. Se voi andate a vedere al Palio di Siena, i fantini sono alti 1,40 m e devono pesare poco. Su quelle moto, a quelle velocità, bisogna essere agili, muoversi con velocità e quindi un fisico, una persona molto alta, farebbe questi movimenti in modo più lento, più goffo. Quindi da questo punto di vista direi che c'è un'altezza ottimale, che è una, insomma, bisogna essere una persona abbastanza piccola. Pedrosa è un esempio di pilota, da questo punto di vista, quasi perfetto come corporatura. Lo faceva in modo unico, alla fine perfino etico. Corre in moto perché si diverte a correre in moto. Quindi non ha mai perso proprio questo aspetto ludico del ragazzino, insomma, che corre sulla moto. Questo mi interessava metterlo in luce proprio di fronte invece ad altri campioni, campioni costruiti invece in laboratorio. Abbiamo avuto un esempio con Armstrong, appunto, plurivincitore del Tour de France, però poi tutti i tour che ha vinto gli sono stati tolti. Cioè, lui ha costruito chimicamente un campione, mentre Valentino è proprio l'esatto contrario, cioè la genuinità, insomma, è il coraggio, è la spontaneità, è il divertimento. Quel Valentino lì, senza mai un'ombra sul viso o sulla coscienza, affascinava tutti, sportivi e cantanti, artisti e scrittori. Lui è un personaggio che ci piace, perché uno che combatte, talvolta vince, che non guasta, e lo fa però, diciamo, di base con una sorta di allegria, di passione, anche di sua indipendenza, in qualche modo, dal sistema in cui corre, in cui lotta ogni giorno. E poi proprio l'allegria, cioè le risate, il sorriso che ha sempre avuto, questo modo di vivere questa sfida che non è facile sicuramente, però con grande intensità e con grande serenità, leggerezza. La leggerezza ti può salvare, ma ti può anche far sbandare. Bastano un paio di scelte sbagliate e in un soffio perdi la scia del successo,
ti ritrovi a metà del gruppo e tutto quel che avevi è vita nel retrovisore. Che cosa è successo? Che la vita è andata avanti. È arrivata una nuova stagione e, ma guarda, assomiglia alla più bella tra quelle trascorse, una di quelle che sembravano irripetibili. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Comincia il Mondiale 2015 e Valentino vince subito, al debutto in Qatar. Poi non si ferma più, come sangue che torna a fluire, ritrova la vena, scorre, corre. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va. Non c'è niente da cambiare. Questo è quel che è successo fuori, l'abbiamo visto tutti. Ma che cosa è successo dentro Valentino Rossi? Che cosa gli ha dato la forza? Naturalmente ci vuole tanto lavoro, tanta dedizione, ma questo viene dalla passione comunque di guidare la moto. E avere la mente aperta per capire quello che c'è bisogno di fare per migliorare e per comunque cercare di lottare con degli altri piloti fortissimi che sono anche più giovani, quindi è sempre difficile. Lavoro, dedizione, passione, mente aperta. Basta questo per riemergere? Riemergere vuol dire rivivere un'altra vita. Ed è una cosa che non ha un valore, perché è una cosa unica. Sta tutto nella testa, sta tutto nella forza di volontà, nella disciplina, nel coraggio. È molto più difficile la risalita, perché quando tu scendi c'è qualcuno che sale al posto tuo, per cui tu devi lottare non due volte, ma 10 volte per ottenere lo stesso risultato. Ed è lì la grande difficoltà. Però quando dentro c'è quel fuoco sacro come ce l'ha lui, arriva. Le motivazioni le devi trovare dentro di te, e se non ce le hai te devi creare. E proprio per questo la prima e vera motivazione, la più forte che hai quando cresci, quando diventi anche un po', se vogliamo, attempato, è la motivazione della sfida. Io sono ancora qua. Per consentire un'impresa che non ha precedenti. Proviamo a cercarli, quegli altri ingredienti, a dare loro dei nomi. Apro gli occhi e non so dove sono o chi sono. Non è una novità. Ho passato metà della mia vita senza saperlo. Sono giovane, relativamente parlando, 36 anni, ma al risveglio me ne sento 96. Mi chiamo Andrea Gassi. Attualmente abito in una suite del Four Seasons di New York perché sto partecipando agli US Open del 2006, i miei ultimi US Open, anzi il mio ultimo torneo in assoluto. Gioco a tennis per vivere, anche se odio il tennis, lo odio di una passione oscura e segreta, l'ho sempre odiato. Thank you.
Agassi odiava il tennis, Valentino adora il motociclismo. Non corre per vive, vive per correre. Ama farlo, è la sua passione solare e dichiarata. Gli uomini che ne hanno una sono fortunati. Quelli che la conservano per tutta la vita sono privilegiati. Sono fedeli a cui è dato di vedere il Dio in cui credono. Una sera, Kurt Cobain, leader dei Nirvana, chiese agli altri della band: «Ma voi, vi state ancora divertendo?» Non attese la risposta. La sua era «No». Il giorno seguente si suicidò. Valentino? Valentino sì, si sta ancora divertendo. Per questo non smette. Per questo non smette di vincere. Carriera è fondamentale divertirsi e secondo me il perché è la passione per la moto, il gusto di guidare soprattutto, e mi piace molto, e il gusto anche di lottare con gli altri, di misurarsi con gli altri. Il suo obiettivo è correre in moto. Siamo andati a fare una puntata del Masterchef, come stanno? Sono messi a correre. E lui va a prendere questi ragazzini in giro per la Romagna, Marche, e lui dice devono essere proprio fulminati. Non è più una questione di dare gas o di piegare, no, è proprio tu devi essere scemo. Figata pazzesca quella roba lì, cioè, ma so che loro ci vanno come se fosse la gara di MotoGP, capisci? Cioè non ti fanno passare ma neanche un millimetro. Poi sai, lui ha 36 anni, gli altri ne hanno 21. Grazie, siamo pronti per la partita. L'emozione che si prova prima della gara è comunque sempre la stessa, anche la stessa sensazione di 15 anni fa. Ma in quei 15 anni ha imparato qualcosa di fondamentale. Adesso che sono arrivato fin qui grazie ai miei sogni, che cosa me ne faccio della realtà? Valentino è un personaggio difficile da inquadrare, proprio perché sembra semplice, troppo semplice per essere davvero e soltanto così. Lo guardi, lo ascolti e non c'è nulla da capire, sempre sereno, sorridente, tutto gli scorre addosso come acqua sui sassi, in superficie. Appare lontano, distaccato, incapace di soffrire. Muore il suo amico Sitch, lui riporta la salma dalla Malesia all'Italia e all'aeroporto si presenta così. Non è stato sicuramente bello, ecco. Che cosa hai fatto queste ore? A cosa hai pensato? Niente, che mi dispiace. Hai visto tutti questi tifosi per lui? Che cosa pensi, che ha lasciato un grande ricordo? Ah, quello sicuramente. Quanto sì, vi mancherà? Infatti non è... dovete stare qui per me, perché sta arrivando lui fra poco, quindi... E hai parlato con papà, con Paolo? Sì, ho parlato con Paolo e... vabbè, sta abbastanza male, però dai. Però dai, è tutto qui? Tutto qui quello che sente, oppure sta tenendoselo dentro, al riparo? Nella stanza oscura dove non fa entrare nessuno. Una ipotesi di spiegazione può venire dall'esperienza delle corse, da una manovra in particolare. Che cosa me ne faccio di una macchina? Supponiamo che qua c'è un
rettilineo, una situazione comune è quella di un rettilineo e poi c'è una curva fatta così. Allora spesso due motociclisti entrano nella curva in questo modo, magari affiancati e stanno duellando. Per affrontare questa curva loro devono ridurre enormemente la velocità. Il gioco è a capire quando staccare, cioè quando ridurre la velocità. C'è un punto ottimale, perché se si stacca troppo presto chiaramente si va più piano e quindi si viene superati, però se si stacca troppo tardi quello che può succedere è che si affronta la curva con una velocità troppo elevata e quindi a quel punto, se la velocità è troppo elevata, la forza centrifuga è troppo alta e quindi noi non riusciamo a chiudere la curva e R è troppo grande e quindi tipicamente quello che succede è che ne approfitta il nostro avversario per, diciamo, entrare dentro e sorpassarci. E dunque, se non stacchi per tempo, vai fuori traiettoria, ti lasci sopraffare dagli avversari o dalla vita. Valentino stacca quando decide di farlo, quando pensa che sia necessario. Si scollega perfino da se stesso e dalle emozioni, proprio come quando guida. Dopo non so quante gare ho fatto io, ma tipo 120 gare, è la stessa identica cosa come la prima. Ecco, c'è delle volte che sei più agitato, delle volte di meno, ma più o meno sempre la stessa cosa, ed è quello il bello. Poi come quando te entri sul palco, quando inizia la gara, quando scatti il verde, dopo da noi ci si isola e si pensa a tutto quello che succede, ecco. La sensazione quando vai in moto è una, che una parte del cervello guida la moto, e ormai è tutto molto molto... normale viene, perché sei già da 2 o 3 giorni che giri in quella pista, fai le prove di qua e di là, viene tutto automatico. Invece l'altra parte pensa a cosa fare, tipo dove sorpassare quello lì, la gomma, le cose. È un po' così. Staccarsi dalla realtà significa anche fregarsene che il tempo passi, accettare che il futuro possa non ricalcare il passato e scrivere invece sempre al presente. Adesso, ecco, questa stagione di questo vecchietto, molto fra virgolette, però intorno c'è dei ragazzini, no? Che li sfida e riesce addirittura a cambiare il suo stile, a adeguarsi a un motociclismo diverso. Naturalmente a livello così di sceneggiatura, a livello narrativo, di storytelling è fantastico. Quel modello lì dello sportivo che non si arrende fino all'ultimo, punta alla vittoria, anche quando l'habitat intorno a lui in realtà è molto cambiato, questa specie di accanimento dello sportivo che deve comunque fino in fondo inseguire questo, questo è un modello che c'entra meno con me, perché forse un equilibrio anche nell'interpretazione delle priorità della vita, degli archi ad esempio che uno ha, no? di forza, ecco, leggerli ed accettarli è invece una cosa che io per primo e poi la gente in generale fa difficoltà ad avere, questa saggezza, questo bilanciamento, questo equilibrio, per capire proprio l'arco delle cose. L'arco delle cose è un concetto giusto e naturale, ma ci sono uomini che rifiutano di seguirlo, perché ritengono giusto quel che naturale non è. Credono nella forza che raddrizza gli archi, piegandoli fino a diventare una retta che tende all'infinito. Francis Scott Fitzgerald immaginò un personaggio, Benjamin Button, che nasceva vecchio e ringiovaniva. La nuotatrice Diana Nyad tentò 2 volte di andare dalla Florida a Cuba. Fallì a 28 anni e ci riuscì a 64. E vacci tu a dire a Leonard Cohen che è tempo che smetta di cantare. Dance me to your beauty with a burning violin. Mi viene molto difficile immaginare una vita senza corse, perché comunque ho sempre fatto questo e soprattutto è la cosa che mi piace fare di più, quindi è la parte più eccitante e più divertente della mia vita, quindi una vita senza corse sarebbe una vita molto più noiosa e molto meno divertente. Yeah, dance me to the end of love.
sei veramente un animale che vive e domina un habitat che non è esattamente nato per lui. Come lui faccia è molto difficile, bisogna averci una, immagino, una determinazione, un talento mostruoso, naturalmente. Non so lui, ecco, perché appunto non lo conosco, non so per lui cosa significhi tutto questo. Comunque un dopo ci sarà sempre, lo rinvia con grande talento. Lo rinvia, quel dopo, con talento, oppure non riesce a immaginarlo per disperazione al suo pensiero. Valentino vive in un eterno presente, eppure il dopo ci sarà, c'è per tutti se si resta vivi abbastanza. Il punto è individuare il confine, il momento esatto per smettere, per non diventare come George Foreman, che a 45 anni suonati si riprendeva un titolo mondiale fasullo, o come certi dittatori che non hanno capito quando era il momento di imboccare la via dell'esilio come un'uscita di sicurezza. Non vorrei mai che Valentino si ritirasse, però contemporaneamente non vorrei mai che Valentino si esponesse alla sconfitta, insomma. Cioè, mi piacerebbe che si ritirasse da campione, ecco. Quindi spero che quest'anno vinca il Mondiale. Dopodiché spero che non ci faccia soffrire ancora. Io, come dico, faccio fatica a dire dopodiché spero che si ritiri, perché spero che non si ritiri mai. Ma spero che non lo faccia da sconfitto. Non importa quando se ne andrà, né come. A Valentino Rossi importa essersi divertito e continuare a divertirsi come pochi. Io sono ancora qua. Col cuore che batte più forte, la vita che mai non va. Il vocabolario Zingarelli 2016 ha chiesto a Valentino di compilare la voce velocità. Questa la definizione che gli viene attribuita. Velocità comporta movimento del riflesso, del pensiero, dell'attenzione, del gesto. Velocità come eliminazione dei tempi morti, del tempo perduto, della noia talvolta. Velocità come sistema di vivere, di vincere, di stare al mondo essendo il mondo in piena accelerazione. È un'aspirazione, spesso una scelta, oppure un'attitudine che amplifica sensazioni, reazioni, gusto. Genera vantaggi, libidini, un pizzico di rischio, un piacere esclusivo. Ecco le parole chiave. Libidini e piacere. Per Valentino correre in moto a tutta velocità è essenzialmente questo. È gusto, passione, sesso. Chi rinuncerebbe a 36 anni? La gente è bella con le fighe sulle spalle dei morosi, esatto. Tutte nude. Per cosa? Per andare a vedere le fighe? Ad esempio, perché no? Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Correre per libidine e vincere per soddisfare il proprio desiderio. Può esistere una motivazione più naturale e forte di questa? Il gusto di guidare, soprattutto. Valentino da grande può vincere alla grande. Valentino è tornato, non è mai andato via. Nel suo tempo continuo è sempre in moto, sempre in corsa, non ha mai perduto e non ha perso nessuno. Sta andando. E finché va, hai voglia di essere più giovane di lui. Credevi di essertelo lasciato indietro, invece ti ha rimontato, affiancato, superato. E adesso provaci. Prova a prenderlo. Col cuore che batte più forte, la vita che mai non va. Andiamo, non si vende. Con l'anima che si pente. Con l'anima sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio e l'amore.
di una macchina. Supponiamo che qua c'è un rettilineo, una situazione comune è quella di un rettilineo e poi c'è una curva fatta così. Allora spesso due motociclisti entrano nella curva in questo modo, magari affiancati e stanno duellando. Per affrontare questa curva loro devono ridurre enormemente la velocità. Il gioco è a capire quando staccare, cioè quando ridurre la velocità. C'è un punto ottimale, perché se si stacca troppo presto chiaramente si va più piano e quindi si viene superati, però se si stacca troppo tardi quello che può succedere è che si affronta la curva con una velocità troppo elevata e quindi a quel punto, se la velocità è troppo elevata, la forza centrifuga è troppo alta e quindi noi non riusciamo a chiudere la curva e R è troppo grande e quindi tipicamente quello che succede è che ne approfitta il nostro avversario per, diciamo, entrare dentro e sorpassarci. E dunque, se non stacchi per tempo, vai fuori traiettoria, ti lasci sopraffare dagli avversari o dalla vita. Valentino stacca quando decide di farlo, quando pensa che sia necessario. Si scollega perfino da se stesso e dalle emozioni, proprio come quando guida. Dopo non so quante gare ho fatto io, ma tipo 120 gare, è la stessa identica cosa come la prima. Ecco, c'è delle volte che sei più agitato, delle volte di meno, ma più o meno sempre la stessa cosa, ed è quello il bello. Poi come quando te entri sul palco, quando inizia la gara, quando scatti il verde, dopo da noi ci si isola e si pensa a tutto quello che succede, ecco. La sensazione quando vai in moto è una, che una parte del cervello guida la moto, e ormai è tutto molto molto... normale viene, perché sei già da 2-3 giorni che giri in quella pista, fai le prove di qua e di là, viene tutto automatico. Invece l'altra parte pensa a cosa fare, tipo dove sorpassare quello lì, la gomma, le cose. È un po' così. Staccarsi dalla realtà significa anche fregarsene che il tempo passi, accettare che il futuro possa non ricalcare il passato e scrivere invece sempre al presente. Adesso, ecco, questa stagione di questo vecchietto, molto fra virgolette, però intorno c'è dei ragazzini, no? Che li sfida e riesce addirittura a cambiare il suo stile, a adeguarsi a un motociclismo diverso. Naturalmente a livello così di sceneggiatura, a livello narrativo, di storytelling è fantastico. Quel modello lì dello sportivo che non si arrende fino all'ultimo, punta alla vittoria, anche quando l'habitat intorno a lui in realtà è molto cambiato, questa specie di accanimento dello sportivo che deve comunque fino in fondo inseguire questo, questo è un modello che c'entra meno con me, perché forse un equilibrio anche nell'interpretazione delle priorità della vita, degli archi ad esempio che uno ha, no? di forza, ecco, leggerli ed accettarli è invece una cosa che io per primo e poi la gente in generale fa difficoltà ad avere, questa saggezza, questo bilanciamento, questo equilibrio, per capire proprio l'arco delle cose. L'arco delle cose è un concetto giusto e naturale, ma ci sono uomini che rifiutano di seguirlo, perché ritengono giusto quel che naturale non è. Credono nella forza che raddrizza gli archi, piegandoli fino a diventare una retta che tende all'infinito. Francis Scott Fitzgerald immaginò un personaggio, Benjamin Button, che nasceva vecchio e ringiovaniva. La nuotatrice Diana Nyad tentò 2 volte di andare dalla Florida a Cuba. Fallì a 28 anni e ci riuscì a 64. E vacci tu a dire a Leonard Cohen che è tempo che smetta di cantare. Dance me to your beauty with a burning violin. Mi viene molto difficile immaginare una vita senza corse, perché comunque ho sempre fatto questo e soprattutto è la cosa che mi piace fare di più, quindi è la parte più eccitante e più divertente della mia vita, quindi una vita senza corse sarebbe una vita molto più noiosa e molto meno divertente. Yeah, dance me to the end of love.
sei veramente un animale che vive e domina un habitat che non è esattamente nato per lui. Come lui faccia è molto difficile, bisogna averci una, immagino, una determinazione, un talento mostruoso, naturalmente. E non so lui, ecco, perché appunto non lo conosco, non so per lui cosa significhi tutto questo. Comunque un dopo ci sarà sempre, lo rinvia con grande talento. Lo rinvia, quel dopo, con talento, oppure non riesce a immaginarlo per disperazione al suo pensiero. Valentino vive in un eterno presente, eppure il dopo ci sarà, c'è per tutti se si resta vivi abbastanza. Il punto è individuare il confine, il momento esatto per smettere, per non diventare come George Foreman, che a 45 anni suonati si riprendeva un titolo mondiale fasullo, o come certi dittatori, che non hanno capito quando era il momento di imboccare la via dell'esilio come un'uscita di sicurezza. Non vorrei mai che Valentino si ritirasse, però contemporaneamente non vorrei mai che Valentino si esponesse alla scuola. Il gusto di guidare soprattutto. Ecco, il problema non è correre, curvare, arrivare, il problema è risalire. È quando scendi fino a toccare il fondo e devi trovare la forza per risollevarti. E adesso che sono arrivato fin qui grazie ai miei sogni, che cosa me ne faccio della realtà? Più sei sceso in basso e più costa fatica a risalire. Perché la moto è diventata più pesante, il tempo è trascorso e tu non sei più quello di prima, quando la gara era appena cominciata. Della verità. Adesso che ho capito. Pochi sono capaci di ripartire. A volte una sconfitta è l'inizio della fine. Il cannibale Eddie Merckx, per dire, dopo aver vinto tutto, andò in crisi al Tour de France del 1975. Uno spettatore lo colpì facendogli perdere l'equilibrio fisico e mentale. Nella tappa successiva fu staccato e perse per sempre la maglia gialla. Arrivò ultimo a un mondiale e si ritirò. La cosa più difficile non è vincere, ma tornare a vincere. Questa non è la storia di Valentino Rossi, ma dei 4 anni in cui ha imparato a perdere, ma non ad arrendersi. Comincia a Sepang nel 2011, quando muore Marco Simoncelli, finisce a Sepang nel 2015, quando Valentino prova a rivincere anche per lui. Che cosa lo spinge? Boh, non saprei, è difficile da dire, però per prima cosa una gran voglia di tornare davanti dopo un po' di anni difficili, abbastanza frustranti. A me è accaduto di dedicare a Valentino un mio libro che si intitola Questa storia. È un italiano, diciamo, atipico per il suo modo di comunicare, di essere rimasto se stesso in tutti questi anni, nonostante il successo. Siamo diventati amici perché ovviamente l'ho preso un po' per la gola. Vederlo andare sembra un angelo, no? Gli ho fatto 2 o 3 ritrattini, lui li ha guardati e mi ha detto: però sei bravo a disegnare. Saper scegliere i tempi di un sorpasso, di una staccata, ecco lì Valentino secondo me è proprio un computer. Sì, sì. Il picco è sempre emozionante.
sia il picco su che il picco giù. Vedi? Il punto più basso della carriera e forse della vita di Valentino Rossi è all'uscita di una curva sul circuito di Sepang, in Malesia, nel pomeriggio ora locale del 23 ottobre 2011. È il secondo giro, ma per Marco Simoncelli è l'ultimo. Attende a terra il colpo di grazia. La moto di Valentino è accanto a quella di Colin Edwards, che gli passa sopra. Poi restano soltanto ricordi. Era un mio tifosissimo da quando era piccolino, no? E quindi era cresciuto sperando di diventare come me. E tutte le volte che eravamo insieme, vabbè, soprattutto le prime volte, perché poi dopo è normale che siamo diventati amici più nel senso più normale del termine, ecco. E però si sentiva questa cosa, che in quel momento lui era proprio felice di stare lì con me, perché mi aveva seguito, mi aveva visto vincere tante gare e diciamo, voleva diventare come me, ecco. Poi però noi siamo diventati molto amici, diciamo più amici dal 2007-2008, quando ha cominciato anche ad allenarci con me in palestra, quindi me lo sono goduto, sono stato fortunato perché ci vedevamo quasi tutti i giorni, ecco. Valentino ha perso un amico e ha perso terreno. Ha cambiato ancora scuderia per rilanciarsi. Ma se la Yamaha era definita un cancello, la Ducati è un cancello chiuso, sprangato. Non si va da nessuna parte. E adesso che non ho più il mio motorino. Cerco di fare il professionista, di fare il massimo. Oggi sinceramente, quando mi ha buttato fuori Barberà ed ero ultimo delle MotoGP, ho pensato anche a tornare in box, però vabbè, ho detto dai, ci provo, così almeno cerco di dare ai tecnici e alla mia squadra un po' di indicazioni per fare meglio la moto. Poi vedo se sono pronto fisicamente, perché mi sono fatto il culo della Madonna. Lo hanno abbandonato i santi protettori, anche la sua popolarità è stata intaccata. Colpa delle accuse di evasione fiscale per i 5 anni dal 2001 al 2006, in cui aveva residenza all'estero. Una sera dal TG3. Valentino Rossi dovrà regolare con il fisco conti per decine di milioni di euro. Al popolare pilota viene attribuita una mega evasione. Il fisco gli chiede 112 milioni di euro. Non si trova tra i grattacieli della City, ma nel cuore della capitale inglese. La finanziaria creata per curare gli interessi di Valentino Rossi nel marzo del 2000, anno in cui il campione ha trasferito in Gran Bretagna la sua residenza. Poi l'ha riportata in Italia. E ha restituito al fisco 35 milioni. Sono stato crocefisso e condannato ancora prima delle necessarie verifiche, come spesso accade. Ma non tutti lo hanno perdonato. Beppe Grillo, ad esempio, ancora gli chiede spiegazioni. Valentino, come fa la tua moto? Brum, brum. Più dopo Gino, che cosa me ne frega della Svizzera. Intanto il tempo passa, Valentino invecchia e arrivano i giovani. Ne sboccia uno all'anno: Lorenzo, Stoner, Marquez. La storia sta prendendo una brutta piega. La moto è
messa in questo modo qui, e qua diciamo che c'è il motociclista. Allora, in generale, diciamo, l'equilibrio delle forze è il seguente: qui abbiamo la forza peso e la forza peso contrasta, e poi c'è la forza centrifuga in questo modo, e infine la reazione del punto in cui la moto tocca per terra. Queste forze devono stare costantemente in equilibrio. Questa forza, che è la forza centrifuga, l'accelerazione centrifuga è V quadro su R, questa è un'accelerazione G di gravità, è conveniente per il motociclista spostare il baricentro verso il basso, in questo modo qua. E infatti quello che fanno i motociclisti è mettere una gamba così, e loro in curva spostano il peso molto più all'interno. È chiaro che in questo modo si può vedere che questo equilibrio ora è messo per così, e quindi si può sostenere una forza centrifuga molto maggiore. Più si scende in piega, più si rischia di cadere e più costa fatica tornare su. Può venire la tentazione di lasciarsi andare, quella di mollare tutto. Sinceramente non ho mai pensato di smettere, e ho avuto la fortuna di ritrovare la porta aperta in Yamaha, e che dopo tanti anni e dopo questo tradimento ha deciso di ridarmi la moto, e quindi questo mi ha fatto passare in un momento tutte le delusioni che del 2011, del 2012, dove purtroppo non sono riuscito a vincere. Quando ho giocato in Serie B con la Juve ho sempre coltivato la speranza di ritornare a giocare in Champions e magari anche di vincerla. Prima di tutto perché sapevo di giocare in un grandissimo club, e secondariamente perché avevo fiducia anche nei miei mezzi. Valentino continua perché se chiudesse sul picco giù, nonostante abbia vinto 9 mondiali, sarebbe un triste finale. Si porterebbe via soltanto trofei da lucidare e si siederebbe al bar a raccontare di quando stava lassù. Dal 1996 al 2010 Valentino era stato il re dei circuiti. Dopo l'anno dell'esordio non era mai sceso dal podio finale. Gli riusciva tutto facile. Attaccava anche quando era in testa, per il gusto di strafare. E gli andava bene. Era felice e vincente, un Peter Pan che non ha paura di volare ai 300 all'ora. Batteva tutto e tutti, anche il proprio. Apro gli occhi e non so dove sono o chi sono. Non è una novità, ho passato metà della mia vita senza saperlo. Sono giovane, relativamente parlando, 36 anni, ma al risveglio me ne sento 96. Mi chiamo Andrea Gassi, attualmente abito in una suite del Four Seasons di New York, perché sto partecipando agli US Open del 2006, i miei ultimi US Open, anzi il mio ultimo torneo in assoluto. Gioco a tennis per vivere, anche se odio il tennis, lo odio di una passione oscura e segreta, l'ho sempre odiato. Thank you.
Agassi odiava il tennis, Valentino adora il motociclismo. Non corre per vive, vive per correre. Ama farlo, è la sua passione solare e dichiarata. Gli uomini che ne hanno una sono fortunati. Quelli che la conservano per tutta la vita sono privilegiati. Sono fedeli a cui è dato di vedere il Dio in cui credono. Una sera, Kurt Cobain, leader dei Nirvana, chiese agli altri della band: «Ma voi, vi state ancora divertendo?» Non attese la risposta. La sua era «No». Il giorno seguente si suicidò. Valentino? Valentino sì, si sta ancora divertendo. Per questo non smette. Per questo non smette di vincere. Della mia carriera è fondamentale divertirsi, e secondo me il perché è la passione per la moto, il gusto di guidare soprattutto, e mi piace molto, e il gusto anche di lottare con gli altri, di misurarsi con gli altri. Il suo obiettivo è correre in moto. Siamo andati a fare una puntata del Masterchef quest'anno, sono messi a correre. E lui va a prendere questi ragazzini in giro per la Romagna, Marche, e lui dice devono essere proprio fulminati. Non è più una questione di dare gas o di piega, no, è proprio tu devi essere scemo. Figata pazzesca quella roba lì, cioè, ma so che loro ci vanno come se fosse la gara di MotoGP, capisci? Cioè non ti fanno passare ma neanche un millimetro. Poi sai, lui ha 36 anni, gli altri ne hanno 21. Grazie, siamo pronti per la partita. L'emozione che si prova prima della gara è comunque sempre la stessa, anche la stessa sensazione di 15 anni fa. Ma in quei 15 anni ha imparato qualcosa di fondamentale. Adesso che sono arrivato fin qui grazie ai miei sogni, che cosa me ne faccio della realtà? Valentino è un personaggio difficile da inquadrare, proprio perché sembra semplice, troppo semplice per essere davvero e soltanto così. Lo guardi, lo ascolti e non c'è nulla da capire, sempre sereno, sorridente, tutto gli scorre addosso come acqua sui sassi, in superficie. Appare lontano, distaccato, incapace di soffrire. Muore il suo amico Sitch, lui riporta la salma dalla Malesia all'Italia e all'aeroporto si presenta così. Non è stato sicuramente bello, ecco. Che cosa hai fatto queste ore? A cosa hai pensato? Niente, che mi dispiace. Hai visto tutti questi tifosi per lui? Che cosa pensi, che ha lasciato un grande ricordo? Ah, quello sicuramente. Quanto sì, ti mancherà? Infatti non è... dovete stare qui per me, perché sta arrivando lui fra poco, quindi... E hai parlato con il papà, con Paolo? Sì, ho parlato con Paolo e... vabbè, sta abbastanza male, però dai. Però dai, è tutto qui? Tutto qui quello che sente, oppure sta tenendoselo dentro, al riparo? Nella stanza oscura dove non fa entrare nessuno. Una ipotesi di spiegazione può venire dall'esperienza delle corse, da una manovra in particolare. Il fisico non creato per la moto. È un po' la stessa
lo stesso concetto di un fantino. Se voi andate a vedere al Palio di Siena, i fantini sono alti 1,40 m e devono pesare poco. Su quelle moto, a quelle velocità, bisogna essere agili, muoversi con velocità, e quindi un fisico, una persona molto alta, farebbe questi movimenti in modo più lento, più goffo. Quindi da questo punto di vista direi che c'è un'altezza ottimale, che è una, insomma, bisogna essere una persona abbastanza piccola. Pedrosa è un esempio di pilota da questo punto di vista quasi perfetto come corporatura. Lo faceva in modo unico, alla fine perfino etico. Corre in moto perché si diverte a correre in moto, quindi non ha mai perso proprio questo aspetto ludico del ragazzino, insomma, che corre sulla moto. Questo mi interessava metterlo in luce proprio di fronte invece ad altri campioni, campioni costruiti invece in laboratorio. Abbiamo avuto un esempio con Armstrong, appunto, plurivincitore del Tour de France, però poi tutti i tour che ha vinto gli sono stati tolti. Cioè, lui ha costruito chimicamente un campione, mentre Valentino è proprio l'esatto contrario, cioè la genuinità, insomma, è il coraggio, è la spontaneità, è il divertimento. Quel Valentino lì, senza mai un'ombra sul viso o sulla coscienza, affascinava tutti, sportivi e cantanti, artisti e scrittori. Lui è un personaggio che ci piace, perché uno che combatte, talvolta vince, che non guasta, e lo fa però, diciamo, di base con una sorta di allegria, di passione, di, anche di sua indipendenza in qualche modo, dal sistema in cui corre, in cui lotta ogni giorno. E poi proprio l'allegria, cioè le risate, il sorriso che ha sempre avuto, questo modo di vivere questa sfida che non è facile sicuramente, però con grande intensità e con grande serenità, leggerezza. La leggerezza ti può salvare, ma ti può anche far sbandare. Bastano un paio di scelte sbagliate e in un soffio perdi la scia del successo. Ti ritrovi a metà del gruppo e tutto quel che avevi è vita nel retrovisore. Che cosa è successo? Che la vita è andata avanti. È arrivata una nuova stagione e, ma guarda, assomiglia alla più bella tra quelle trascorse, una di quelle che sembravano irripetibili. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Comincia il Mondiale 2015 e Valentino vince subito, al debutto in Qatar. Poi non si ferma più. Come sangue che torna a fluire, ritrova la vena, scorre, corre. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Eh già, sembra la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va. Non c'è niente da cambiare. Questo è quel che è successo fuori, l'abbiamo visto tutti. Ma che cosa è successo dentro Valentino Rossi? Che cosa gli ha dato la forza? Naturalmente ci vuole tanto lavoro, tanta dedizione, ma questo viene dalla passione comunque di guidare la moto. E avere la mente aperta per capire quello che c'è bisogno di fare per migliorare e per comunque cercare di lottare con degli altri piloti fortissimi che sono anche più giovani, quindi è sempre difficile. Lavoro, dedizione, passione, mente aperta. Basta questo per riemergere? Riemergere vuol dire rivivere un'altra vita ed è una cosa che non ha un valore, perché è una cosa unica. Sta tutto nella testa, sta tutto nella forza di volontà, nella disciplina, nel coraggio. È molto più difficile la risalita, perché
quando tu scendi c'è qualcuno che sale al posto tuo, per cui tu devi lottare non due volte, ma 10 volte per ottenere lo stesso risultato. Ed è lì la grande difficoltà. Però quando dentro c'è quel fuoco sacro come ce l'ha lui, arriva, arriva. Le motivazioni le devi trovare dentro di te, e se non ce le hai te devi creare. E proprio per questo la prima è vera motivazione, la più forte che hai quando cresci, quando diventi anche un po', se vogliamo, attempato, è la motivazione della sfida. Io sono ancora qua. Per consentire un'impresa che non ha precedenti. Proviamo a cercarli, quegli altri ingredienti, a dare loro dei nomi.